come funzionano le categorie nel ciclismo? A livello giovanile si hanno categorie biennali e quindi 2 anni per gli esordienti, 2 anni per gli allievi, 2 anni per gli juniores. Arrivati a questo punto, poi nel maschile e nel femminile a livello italiano si ha una diversificazione. Per le donne c'è direttamente il passaggio alla massima categoria delle elite, per gli uomini invece c'è una categoria cuscinetto che è quella dei dilettanti, in cui a seconda della maturazione fisica del singolo atleta, il corridore può militarvi 2, 3, 4, 5 anni e nel momento in cui questa maturazione viene raggiunta i team professionistici si interessano ed è lì che avviene l'effettivo passaggio nella massima categoria. In realtà c'è da dire che anche la categoria dei dilettanti maschile italiana è quasi un unicum perché poi a livello internazionale non esiste, c'è direttamente il passaggio al professionismo, magari in squadre minori per poi crescere pian piano, ma io credo che sia un buon unicum, ecco. Questo sistema poi va a garantire in un secondo momento anche un certo livello degli atleti che passano al professionismo, perché avendo questa categoria intermedia da cui vengono pescati i migliori per poi giungere a quelle che sono le gare pro tour più importanti come le classiche del nord, i grandi giri a tappe e così via, si attinge appunto dalle eccellenze. Nel ciclismo femminile non esiste e quindi si ha un maggior numero anche di team. Dicevo quindi che se per gli uomini esiste questa fase di transito, per le donne il passaggio è immediato, non c'è possibilità di scelta e dopo le juniores già si approda nel ciclismo di massima categoria. È un passaggio impegnativo perché tutte le atlete sono differenti, qualcuno matura prima, qualcuno dopo, qualcuno ha bisogno di fare un certo tipo di crescita graduale. E questo non avviene perché appunto dalla 17enne juniores l'anno dopo si trova a competere con le più forti ragazze al mondo. È difficile anche perché per il sistema scolastico italiano ci si trova in quinta magari a passare nella massima categoria e dover affrontare gli esami, un anno pesante di studi. Dalla mia personale esperienza è stata abbastanza dura da affrontare, difficile. Le gare open cosa sono? Sono delle gare che sono state introdotte da 4 anni a cui a livello femminile possono partecipare tutte le ragazze tesserate, dalle juniores comprese in su. Questo ha sia dei lati positivi che negativi. Di positivo c'è che a concludersi del biennio juniores una ragazza può continuare a fare queste gare alternando magari gare di prima fascia con le professioniste e queste gare qui per cercare di attenuare un po' quello che è il salto di categoria. Di negativo c'è che comunque le juniores che entrano in queste categorie si trovano direttamente da allieve in cui si facevano 50-60 km al massimo, si trovano a farne 80-90 con gente che comunque ha tanti anni di esperienza oppure che ha comunque un altro ritmo nelle gambe. Per questo da quest'anno hanno introdotto un regolamento che limita per età e per numero di punti UCI la partecipazione a queste gare e quindi si sta un po' creando quella che è una categoria allargata juniores che dà la possibilità alle ragazze nel momento del passaggio di sentire un salto meno drastico.